grammatica topologica. Se un testo di un tempo era soprattutto comprensibile per, grazie alla connessione e alla coesione, quindi a comprendere la successione lineare e ricostruire la logica interna, oggi c'è anche una logica topologica che caratterizza i frammenti. La posizione che hanno. Non c'è un legame fisico, linguistico tra un frammento e l'altro. È la posizione che hanno. Ma è la stessa anche aspetto che voi avete quando avete a che fare con un cellulare e la prima pagina, l'home di un cellulare è data da tutta una serie di oggetti ed è il linkarli, il collegarli, cliccarli, quindi andare anche in verticale oltre che in orizzontale sul piano. È l'aspetto topologico che vi permette di muovermi. Ma anche se sto sul WhatsApp di cui si parlava prima, qual è il legame fra i vari frammenti? E abbiamo tutti i frammenti. È l'aspetto topologico, l'uno vicino all'altro. È il legame che costruiamo noi. Ma ancora di più, se prendiamo Twitter, qual è il legame tra tutti i messaggi di Twitter? Ognuno è un frammento e siamo noi a costruirlo, anzi, a costruire anche delle leggi, delle regole. Grazie, perché se ci connettiamo con certi autori o altri autori abbiamo solo determinati messaggi. A questo punto noi, se siamo in questa logica del frammento, abbiamo due strade possibili. O cercare di eliminare il frammento, perché il frammento ha anche i suoi aspetti negativi e penso che ognuno di noi, essendo insegnante, se ne è accorto. Avere a che fare con i nostri studenti che vivono in questa logica del frammento pone una serie di problematiche. Rispetto al frammento, o possiamo cercare di eliminarlo recuperando le grandi narrazioni, oppure fare un salto, vederlo come espressione di questa cultura, ma non rimanerne invischiati, cercare di costruire un senso, una rete di significati, ma anche costruire coerenze locali. Ecco, questo termine per me è fondamentale. Coerenze locali che sappiano tra loro dialogare. Penso che la prima strada sia una strada impercorribile. È una strada che non è più praticabile perché tutto quello che ci circonda opera con la logica del frammento. Questo non significa però accettare la frammentarietà dei saperi che troviamo molto spesso nei nostri ragazzi, la non profondità di certi elementi. E il ruolo principale della scuola in questo momento è proprio quello di aiutare in questo percorso i ragazzi, nella costruzione di senso, in quella competenza che è quella necessaria per vedere, per leggere, per interpretare la pagina della Repubblica che facevo vedere prima. Qui ho ripreso due passi delle indicazioni nazionali. Se voi leggete questi due brani, ripetono quello che stiamo dicendo: insegnare a riconoscere i grandi oggetti della conoscenza in una prospettiva complessa, volta cioè a superare la frammentazione delle discipline, insegnare a ricomporre fa capire che l'attore è lo studente. Io non ricompongo, io non fornisco io come scuola, io come insegnante non fornisco la chiave di lettura, io insegno a ricomporre. Quindi la competenza su cui lavoro è che lo studente sappia ricomporre. L'altro aspetto è promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo, la capacità di cogliere gli aspetti essenziali. Sottolineo la parola essenziali. Cioè quelle chiavi di lettura sulle quali io riesco poi a rileggere i frammenti e a costruire le reti, le linee rosse di cui parlavo prima. Questo mi porta anche a un cambiamento di prospettiva su ciò che significa apprendimento e conoscenza. Molto spesso noi, quando pensiamo alla scuola, pensiamo a tutto il processo di mediazione didattica, e su questo piano seguo tutto la formazione che ho avuto anche grazie a Damiano, la capacità che noi forniamo di reinterpretare, di concettualizzare il reale, di passare dal concreto all'astratto. Io penso che questa relazione oggi si stia sostituendo sempre di più quella tra immersione e distanziamento, e spiegherò in che senso. Non si tratta più di acquisire delle conoscenze, ma di avere delle conoscenze con cui gestire e manipolare il reale. Noi lo dobbiamo organizzare, riprendere.
Immersione e distanziamento. In che senso? E su questo ritornerò anche successivamente. Pensiamo anche in ambito del mondo del lavoro. Io credo che dobbiamo imparare molto dalla formazione professionale, dalla formazione in servizio. Se noi pensiamo alla formazione degli adulti, è una formazione che deve essere fortemente connessa con la pratica che loro hanno e dare risposta alle problematiche che hanno. Quindi un rapporto tra immersione in una realtà e capacità poi di distanziarmene per vedere quello che io sto facendo, per costruire una razionalizzazione, una generalizzazione e per costruire l'innovazione. Ormai l'aspetto centrale, lo hanno detto più volte gli oratori che mi hanno preceduto, è quello dell'innovazione. Cioè noi stiamo in una realtà italiana che bene o male potrà superare la crisi solo se punterà fortemente sull'innovazione, cioè sulla capacità di settori avanzati, ma penso anche al Brenta, penso alla produzione, pensate a tutto l'artigianato industriale della calzatura e dell'abbigliamento della zona. Perché è riuscito a superare la crisi? Perché puntava su una qualità altissima e perché punta giornalmente sull'innovazione. L'innovazione significa anche un'altra cosa. Da un'indagine fatta risulta che il 65% dei lavori che faranno i studenti nostri saranno lavori che oggi non esistono. Sono lavori che loro debbono inventarsi. Quando penso a innovazione penso anche a questa capacità non solo di progettare le reti di significato, ma anche di progettare le proprie vite. Questa capacità che dovranno avere gli studenti che noi abbiamo in classe. Ma a questo punto immersione e distanziamento significa passare a partire dal reale in cui sono immerso e capire come, distanziandomi in questa ricorsività tra ciò che sto facendo, i problemi che incontro, il pensare dall'esterno anche con supporti, con input che vengono da altre esperienze a quello che sto facendo, mi permette di costruire la risposta specifica a quelle problematiche. E poi questa è competenza. La competenza è in effetti la capacità di risolvere le situazioni problematiche con cui ho a che fare, che è diverso dal pensare a una scuola che ha già le risposte, appunto, che punta sulla conoscenza, sul rapporto dal concreto all'astratto, costruendo dei concetti già dati che risolvono le problematiche. Qui dobbiamo risolverli, trovare le soluzioni, non più avere già risposte date. Parlare di immersione e distanziamento significa parlare di alternanza. Oggi alternanza non è tanto una parola che riguarda solo la scuola e il rapporto tra scuola e mondo. Alternanza è prima di tutto un rapporto tra pratica e teoria, è questa ricorsività nel sapere e nell'apprendere. Alternanza è una parola chiave oggi, è un framework che dobbiamo sostituire a quello che avevamo nel passato, è anche una capacità del soggetto di gestirsi dall'immersione al distanziamento. In tutte queste direzioni quindi ripensare la didattica significa da un lato trovare quei nodi chiave essenziali e dall'altro anche saper costruire il progetto. Significa anche orientare gli studenti nel percorso. Orientare significa anche che gli studenti debbono sempre di più essere capaci di capire il senso del percorso che andremo a fare. Tenete conto che se noi guardiamo la scuola che stiamo facendo noi, non è più una scuola in cui sono dati i percorsi. Ognuno di noi deve progettare il percorso, sia a livello di istituto. I curriculi che penso in questo momento la maggior parte delle scuole stanno facendo significa proprio costruire per il proprio istituto un percorso macro condiviso. Ma ognuno di noi, quando va a costruire anche il percorso didattico, costruisce il processo, il percorso, il proprio curriculum personale. Ora, orientare gli studenti significa condividere con loro questo percorso e vediamo in che modo. Quindi, da un lato lavorare sulla struttura dei concetti, dall'altro lavorare sulla progettazione. Progettazione che, ripeto, non è più quella di un tempo in cui erano dati delle indicazioni chiare che noi dovevamo mettere in atto.
Molto spesso si dice che un tempo c'era la scuola del programma e non del progetto. Io penso alla scuola che ho fatto io, quindi non la vostra, quella prima, di voi, prima della vostra. Sono un po' più vecchietto, penso, della maggioranza di voi. Quando si diceva che il programma dell'ultimo anno degli istituti, qualsiasi istituto, dal liceo a altro, cos'era? Il programma di italiano. Foscolo, Monti, anzi Monti, Foscolo, Leopardi, Manzoni e così via. C'era il programma. Ma perché c'era il programma? C'era il programma perché i concetti chiavi, gli elementi fondanti erano dati ed erano uguali ed erano quelli su cui eravamo cresciuti ed erano essenzialmente due. Uno, la linea del tempo, che un oggetto, che un autore veniva dopo l'altro. L'altro è che c'era una causa-effetto. Perché il romanticismo? Per come risposta al neoclassicismo. Quindi c'era una logica causa-effetto che ci spiegava e c'era una linea per cui quello che veniva dopo, prima, linearmente anticipava quello che veniva dopo e quindi bastava seguire la successione temporale. Ma questo non solo in italiano, poi il resto facciamo solo storia. Storia della filosofia, storia della letteratura, storia delle lingue o altro. Le materie scientifiche, nelle materie scientifiche c'era anche là un'unica logica. E la logica era che il piccolo messo insieme formava il livello più alto. Dall'atomo alla molecola, dalla molecola all'organismo. C'erano in pratica delle logiche sottese, non dette, che erano a monte. Ora, sono quelle logiche che sono oggi crollate e per questo la logica del frammento. Se io oggi andassi a pensare a cos'è la storia dell'arte del Novecento, non riesco a pensare a un movimento dietro l'altro. Spesso sono incrociati, paralleli, si sovrappongono, altre volte si seguono, ma senza magari una linearità specifica. Ci sono autori che non appartengono a nessun movimento o appartengono a tanti movimenti. Picasso dove lo collocate? Allora capite che quella logica che avevamo un tempo non è più valida, ma era già anche quella, non era solo un programma, c'era anche là una progettazione, solo che non era esplicitata, perché era condivisa. Ora noi ci troviamo invece nella necessità di progettare e di trovare una logica che dia senso al percorso che scegliamo. Non è più data a priori, non è qualcosa che c'è nell'aria e noi dobbiamo solo praticarlo, dobbiamo sceglierlo, è una scelta e ognuno di noi può organizzare, rispettando sempre le indicazioni, un percorso specifico. Cosa intendiamo per nuclei concettuali epistemologici fondanti? Intendiamo quei contenuti e quei concetti che sono la chiave di lettura all'interno delle discipline. Penso che sia un discorso questo che richieda anche una ricerca molto approfondita. Noi siamo in una fase di trasformazione molto significativa. Quando siamo in una fase significativa di trasformazione, non tutto è dato. Molte cose dobbiamo costruirle. Cioè noi in questo momento siamo con tutta una serie di tecnologie che viviamo, con una serie di innovazioni che stiamo portando avanti, ma contemporaneamente ci stiamo cambiando. Cioè io vengo da una tradizione, con una certa cultura, con una certa formazione, i nostri ragazzi con altre culture e trasformazioni, io sto cambiando me stesso mentre sto sperimentando le nuove cose. C'è quindi anche un livello di consapevolezza. Questo richiede anche il ripensare le discipline e rindividuare i nuclei fondanti delle discipline stesse. L'altro dobbiamo, e qui è pesantissimo l'impatto del digitale, ripensare proprio all'esperienza. Un tempo l'esperienza, la linearità tra partire dalla pratica per arrivare alla concettualizzazione era un percorso abbastanza condiviso. Pensate oggi ai vostri giovani, ai vostri studenti. La scuola nel passato riusciva ad affrontare tutta una serie di tematiche perché nel non formale, a casa, nella vita di tutti i giorni, gli studenti sperimentavano tutta una serie di pratiche, avevano un rapporto molto diretto col mondo. Oggi il rapporto che hanno col mondo è diverso. Passa molto spesso attraverso lo schermo, non è più diretto. Come facciamo noi a scuola a ripensare al rapporto tra
l'esperienza che loro fanno o che non hanno e la concettualizzazione che stiamo facendo. Molto spesso si parla di ritornare dei processi, delle mani in pasta o altro. Qui non possiamo far finta che non è possibile tornare indietro, non è possibile riproporre certi modelli. Noi siamo costretti a ripensare il mondo anche attraverso gli schermi, anche attraverso quel rapporto con la realtà che oggi i nostri giovani hanno. E nello stesso tempo però è come se dovessimo ancorare questa loro esperienza al mondo. Se prima era dal concreto all'astratto e noi a scuola aiutavamo a concettualizzare la loro esperienza concreta, oggi spesso si tratta per noi di fare anche il lavoro opposto. È dal concetto, da tutta una serie di informazioni, di conoscenze che hanno, riportare e dare a loro la possibilità di sperimentare, di verificare, di cogliere il senso. Una parola, una frase che ho sentito molto spesso agli insegnanti è che oggi gli studenti hanno meno la capacità di contestualizzare, cioè che hanno delle anche conoscenze o altro, però è come se non riuscissero a trovare le dimensioni corrette. Pensiamo un attimo alla differenza che c'è tra far la pasta con le mani o tagliare con la falce il grano, che è un gesto semplice e incorporato, a fare la pasta con una macchina o tagliare, penso che sia mentre la prima un'esperienza di molti di noi, la seconda forse non è un'esperienza quotidiana, con la metitrebbia il grano. Che cambia? Prima di tutto cambia che in questo gesto io, in questi gesti riesco a modificare il processo in itinere. Vedo che la pasta è un po' troppo secca, aggiungo un po' d'acqua, se è troppo invece molle aggiungo un po' di farina e riesco con la mia esperienza a intervenire. Ed ho però direttamente tra la mano e l'oggetto, ho un rapporto diretto, lo percepisco direttamente. Ugualmente il contadino che falcia percepisce immediatamente, anche lì è mediato dalla falce. L'artefatto ci serve da comunicazione tra il nostro corpo e il mondo, però lui percepisce, può cambiare momento per momento in itinere. Qua il percorso è diverso. Non mi si dica che usare, quando lavoriamo con la macchina fa tutto la macchina. Se qualcuno ha fatto il pane con le macchine automatiche si è accorto che se non sa che è estate, che il lievito lavora in un modo, o che è inverno, o che aspetti anche di questo genere, non funziona. E questo pane che qui vediamo essere uscito dal cassetto, non esce dal cassetto, è bello infognato dentro. Quindi non è che la macchina fa tutto da sola, ma occorre un'altra conoscenza. Una conoscenza che nasce dal sapere quelli che sono i processi che sono dietro questi che vediamo e soprattutto richiede una previsione. Io lavoro all'inizio, è all'inizio che posso decidere la maggioranza dei parametri, poi la macchina va avanti da sola, ma se io sbaglio all'inizio nell'impostazione, se non prevedo bene, il risultato non è così evidente. Qui ho riportato degli oggetti, alcuni della nostra storia, altri dell'attualità. Molti di voi ricorderanno il tachimetro della 500. Un tempo la 500 aveva come unico indicatore quel tachimetro e al limite c'era la spia dell'olio se proprio stavo per fondere il motore. Oggi una macchina più attuale ha invece quest'altro nel cruscotto, questi altri indicatori molto più ricchi, frammenti che io devo collegare, tutta una serie di segnali che vanno tra loro connessi. Un tempo guidare la 500 era una questione di mano, di corpo soprattutto. Non so quanti giovani oggi saprebbero fare la doppia, e forse già anche questo termine doppia è un termine che non tutti possono comprendere. Oggi invece fortunatamente abbiamo altri strumenti. Pensate però anche alle due immagini sotto. Il primo è la plancia di un jumbo. In questa plancia l'aspetto del finestrino serve più per far entrare la luce
dentro la cabina che per capire com'è il mondo. Ormai il pilota non usa minimamente quello che vede, oppure minimamente quello che vede, per poter condurre il suo aeroplano. Tutto quello che fa è dipende da tutti gli indicatori che sono sulla plancia, moltissimi, che lui deve controllare e ridurre a sistema. Mentre quando guidavo la 500 avevo una visione diretta e olistica del mondo, qui la visione del mondo me la devo ricostruire io, non è data a priori, è frammentata in tutti gli indicatori. E arrivando all'immagine che vedete in basso alla mia destra, quello potrebbe essere sia la plancia di una Jumbo Vero sia di un simulatore di volo. Ma è proprio differente volare e avere una plancia vera o un simulatore di volo? È lo stesso. L'unica cosa che cambia non è tanto la plancia, è la prospettiva con cui la guarda il soggetto. Che se sbaglia in un caso è un dramma, se sbaglia nell'altro cresce la sua competenza. Ma l'oggetto rimane lo stesso. Capite che ancora una volta quello che cambia è la prospettiva del soggetto, è il soggetto che deve costruire il senso di quello che sta facendo. Io non parlerei anche nel secondo caso di virtuale, perché in fondo quando noi vediamo il mondo da uno schermo, e qui vedono il mondo da uno schermo, è un mondo reale che tu vedi. Non possiamo quindi parlare, solo perché abbiamo uno schermo tra noi e il mondo, di virtualità. È un differente reale. Se il contadino quando falciava comprendeva com'era il grano attraverso quello che gli rimandava indietro la falce, oggi noi abbiamo il mondo attraverso questo schermo che ci permette di comunicare. È chiaro però che è differente, è meno diretto, richiede da parte nostra una ricostruzione maggiore della realtà, ma richiede anche, il discorso che dicevo prima, saper contestualizzare. Io devo leggermi queste cose. Mentre prima lo vedevo il grano, lo sentivo la pasta, oggi tramite questi schermi apparentemente li vedo più distaccati e tutta una serie di elementi non li posseggo e devo ricostruirli. Come la scuola aiuta a ricomporre questa esperienza? Noi abbiamo a che fare oggi con tutta una serie di ecosistemi. Quando pensiamo agli ecosistemi, penso che dobbiamo andare anche su più piani. Leggevo proprio ieri di una serie di industrie che sono all'avanguardia, hanno superato la crisi a livello europeo, quindi concorrenza a livello altissimo con il mondo orientale che sembra invincibile, grazie alla rete e grazie alla costruzione di ecosistemi, cioè alla capacità di mettere in rete non solo l'azienda all'interno, ma anche i consumatori e tutta la rete della distribuzione. Voi pensate per esempio a tutta una serie di aziende dell'abbigliamento in cui l'utente finale riesce a comunicare direttamente con l'azienda, a dare informazioni su gusti, ciò che... E dando la rete permette di una velocità a queste informazioni di ritornare, di ricomporre. Per esempio anche l'industria automobilistica, ormai la macchina che ordinate la costruiscono dopo che l'avete ordinata, e questo permette per l'azienda di ridurre i costi di magazzino, ma permette anche a noi utenti di avere delle macchine più personalizzate. Quello è un ecosistema, un grosso ecosistema che racchiude in sé l'azienda, consumatori, distributori, che spesso non fanno parte dell'azienda stessa. Poi c'è l'ecosistema interno, un ecosistema strutturato con tutte le varie settori. Un tempo l'azienda, spesso un settore non sapeva quello che faceva l'altro, la mano destra non sapeva quello che faceva la sinistra. Oggi la rete è fondamentale, ho anche tutta una serie di dati, di data warehouse, che ci permette di controllare l'intero sistema in un modo molto raffinato. Ma c'è anche l'ecosistema formativo. Pensate alla formazione in azienda, non è più un settore di secondo piano dell'ufficio personale. Oggi la formazione
riprende, e qui il discorso che dicevo prima tra immersione e distanziamento, riprende tutti i dati messi a disposizione dalla produzione. E quindi l'ecosistema dei dati e la documentazione diventa fondamentale, perché su di questa vada a costruire l'intero sistema. Prima si parlava di documentazione per descrivere come sta andando il processo che facciamo. Stiamo andando bene? Stiamo andando male? Pensiamo anche alla documentazione, che sta diventando uno strumento fondamentale proprio per costruire materiali didattici. L'e-portfolio cos'è? È la possibilità di utilizzare i materiali prodotti come documentazione per far crescere la mia professionalità. Non solo per dire se un processo è andato bene o male, ma diventa un materiale di studio e di lavoro. La documentazione sta diventando sempre di più una raccolta su cui costruire il passaggio successivo. Parlavo prima dell'azione, cambia l'azione. L'azione ha anche un altro aspetto, e qui lo voglio sottolineare perché poi diventerà un punto cruciale per quello che diremo poi. L'azione ha la capacità di aggregare. Quando pensate a una vostra attività didattica, in quell'attività didattica è tutto connesso, è tutto aggregato. Non è che state facendo in quel momento una lettera o una regola grammaticale o una legge matematica. Nell'azione spesso sono connesse tutta una serie di competenze intrecciate, quelle sul piano della conoscenza, sul piano di vari aspetti della conoscenza, sul piano della relazione, sul piano dell'etica. L'azione sta diventando oggi proprio in campo didattico, un'attenzione molto alta, proprio per questa capacità di aggregare. E a livello scolastico le azioni didattiche che noi facciamo sono quelle che gli studenti vivono con noi, e su quelle noi stiamo sviluppando conoscenza e capacità di controllare i processi. Quindi, in sintesi, lavorare sui nuclei fondanti, lavorare sull'azione didattica in senso di progettazione. Io penso che la progettazione sia, da tutto quello che abbiamo detto, un nodo fondamentale su cui muoversi, perché la progettazione è proprio questa capacità di esplicitare la rete dei significati che noi costruiamo. Noi fino adesso abbiamo visto la progettazione come un supporto alla nostra azione. Non è pensabile di fare un salto di qualità e pensare a una progettazione esplicita, cioè una progettazione che possa diventare la condivisione, un piano su cui coinvolgere anche i nostri studenti? Oggi noi stiamo costruendo percorsi molto complessi e con tempi molto rapidi. Se penso al tempo che io avevo nella scuola primaria, che ho fatto per sviluppare una serie di cose, penso che i tempi siano doppi rispetto a quelli che abbiamo noi. Facevo meno discipline, penso che facevo solo italiano e matematica e antropologia, forse mi facevano fare un po' di canto e un po' di moto proprio quando eravamo talmente stanchi che serviva per distrarci, e i tempi erano tali per cui il problema non era tanto far capire bene quello che si faceva, il metodo era la ripetizione, l'esercizio, le cose le incorporavo facendole. Io ho fatto il classico. A me qualcuno mi ha spiegato come si costruisce un testo? No. Mi ha spiegato come si fa una traduzione in latino? No. Al massimo mi hanno spiegato le regole, la sintassi e la grammatica, ma nessuno mi ha spiegato come si fa una traduzione. Come ho imparato a fare le traduzioni? A forza di farle tante, alla fine era un qualcosa che nasceva quasi incorporato. E se io dovessi dire a qualcuno come si traduce, non saprei dirlo. Sapevo tradurre anche bene, ma non saprei dirlo. Non ero consapevole del processo. Oggi non succede così. Oggi non succede anche perché su questo gli insegnanti lavorano. E questo ha permesso di ridurre i tempi. Il lavoro che si fa oggi sul testo è bellissimo, interessante, ed è fondamentale.
diamo delle strutture, diamo dei processi. Volevo fare anche un altro riferimento al latino che mi sembra importante. Quando ho cominciato a fare latino, io facevo sia le traduzioni dal latino in italiano che dall'italiano in latino. La traduzione dall'italiano in latino era importante perché mi permetteva di attuare una ricorsività su quello che facevo. Quando voi traducete dal latino in italiano, intervengono tanti elementi, la coerenza, la storia, le conoscenze storiche o altro. Che fate però? Quando avete proposto una traduzione, con le conoscenze della sintassi e della grammatica andate a vedere se è possibile e se quello che voi avete pensato corrisponde a quello che c'è scritto. Se quello è il soggetto, è un nominativo? Ma questa abitudine viene anche dalla traduzione dall'italiano in latino. Oggi per esempio la difficoltà che c'è è anche questa. Noi abbiamo cambiato molti elementi del nostro percorso senza poi cambiare alcune regole che ci sono sotto, che sono sottese. Ma ritorniamo alla progettazione. Deve essere esplicita, ma soprattutto deve essere non lineare. Molte scuole adottano queste tabelle, che è una tipica modalità lineare di progettazione. Individuo i traguardi, individuo gli obiettivi, individuo i descrittori, e va benissimo. Quello che mi lascia perplesso è che da qui, in modo meccanico, arrivo a definire attività e verifica. L'attività che faccio è un'attività complessa. Posso pensare che da quelle competenze, da quei traguardi correttissimi, riesco in modo lineare ad arrivare alle attività da verifica? Un'attività che ne conto solo dell'oralità, solo della lettura? Ma quale attività? Qui si parla di scuola primaria, ma pensa a qualsiasi livello di scuola. Quale attività è limitata a una sola di queste competenze? Eppure molto spesso ancora siamo abituati. Quando poi mi trovo a parlare con gli insegnanti mi dicono sì, abbiamo lavorato tanto. Dico, ma poi quando vai a progettare, non mi serve a niente. Cioè, non dico che sia poco importante fare quella prima parte. Io quello che vorrei sottolineare è che in quella logica del frammento di cui ho parlato prima, questa logica lineare non è quella che corrisponde al nostro modo di progettare. Cioè noi in pratica facciamo quello per la macro progettazione, ma poi dopo, quando arriviamo alla micro progettazione, quando pensiamo a progettare l'azione di domani, non è che ci riferiamo in modo meccanico, in modo lineare. Ripensiamo a tutte le esperienze, cerchiamo di capire quali sono i nodi chiave su cui abbiamo lavorato, sappiamo quello che dobbiamo fare e poi andiamo a costruire delle attività, attività che sono sempre complesse e che non possono essere così scomposte. Quindi un problema, per andare più nello specifico sulla progettazione, l'impossibilità di un rapporto deterministico e lineare tra traguardi, obiettivi e le attività specifiche, dall'altro la necessità però di coerenza e dall'altro anche riuscire, come ho detto prima, a ricostruire delle traiettorie senza dividere ciò che non è divisibile nell'attività. Macro e micro progettazione. Macro e micro progettazione hanno una logica completamente differente. In base a cosa ha costruito un curriculum la macro progettazione? In base a una serie di nodi fondanti, in base alle indicazioni, in base alle contesti in cui vivete, quindi gli aspetti anche sociali con cui avete a che fare, in base alla classe che voi avete. E individuate quelle che possono essere i punti chiave. A livello di micro la logica è completamente diversa. Voi avete 2 ore di tempo, 1 ora di tempo, e questo è già un elemento di partenza, e in quell'ora voi dovete fare un percorso che ha un inizio e una fine. Sappiamo tutti che molto spesso non finire una lezione significa aver buttato via un'ora, perché poi quando ricomincio non è più la stessa cosa. Il tempo è fondamentale, ma il tempo nella macro, almeno a questo livello, non esisteva. Micro significa anche sapere che supporti ho, pratici. Ho un laboratorio, che spazio ho? Sì, questa cosa dovrebbe essere fatta con un lavoro di gruppo,
ma se ho una classe 4x4, 4 metri per 4 metri, in cui tutti i banchi non posso neanche muoverli perché sennò crolla l'aula o altro, cioè è inutile che mi si dice devi farli in quel modo. Devo essere io a capire come scegliere i mediatori, come scegliere i percorsi da fare, in base a quella classe che ho, in base a quelle indicazioni generali. Quindi macro e micro progettazione hanno delle logiche differenti. E qui un modello per la micro è anche EAS, di cui sicuramente vi parlerà Pier Cesare Voltella domani. Quale progettazione allora? Io penso che noi dobbiamo riprendere quella logica del frammento e la costruzione di linee rosse di congiunzione e adottare una logica topologica anche sulla progettazione. Pensate un attimo a quello che noi abbiamo una macro e una micro. La macro dipende sicuramente dal contesto sociale, dalla cultura della scuola, dalla filosofia educativa dei docenti e dalle indicazioni. Ugualmente la micro. Con questa immagine cosa vorrei suggerire? Che quegli elementi che ho sulla parte di destra sono elementi, sono i frammenti che ho a disposizione. E sia la macro che la micro progettazione sono costruzioni del docente specifiche in quel contesto. Mentre un tempo, per la linearità che c'era nella società, era più possibile avere una macro condivisa e una micro quasi meccanicamente ripetibile tra vari docenti. Non era raro incontrare un tempo nella scuola primaria studenti e insegnanti che avevano il quaderno e che riprendevano quinquennio dopo quinquennio. Oggi questo non è più possibile. Non è più possibile perché la complessità che noi abbiamo nella parte di sinistra, di destra, costringe a costruire sia la macro che la micro progettazione come un'opera, con una strategia contestualizzata da parte del docente rispetto al proprio percorso. Ma anche tra macro e micro ci deve essere una logica topologica e non meccanica. La coerenza che dovremmo ripensare è una coerenza locale. Ma prima di capire quali risposte meglio dare, cerchiamo di capire meglio il digitale, che caratteristiche mette in evidenza maggiormente. Ne ho evidenziate tre. Sicuramente qualsiasi oggetto digitale è un aggregatore. È un aggregatore che non può essere definito solo digitale. Ogni artefatto con cui noi viviamo oggi è frutto di tutte le tecnologie che l'uomo ha inventato da quando è nato ad oggi. Cioè, questo oggetto non è solo digitale, richiede anche aspetti meccanici, elettrici, elettronici. Ma pensate anche a un'automobile. Cioè, quindi abbiamo la complessità data dal fatto di avere molteplici oggetti e artefatti, elementi. Ma anche c'è un'altra cosa. Pensate un attimo a quello che c'è qua dentro. C'è un geolocalizzatore, c'è un orologio. Questi elementi vanno tutti a lavorare insieme, aggregati, in modo aggregato, e a dare dei risultati, pur essendo ciascuno un automa miope. Il geolocalizzatore lavora autonomamente da tutto il resto, però dà le sue informazioni all'app di Booking e permette in questo modo di suggerirmi delle risposte. O l'orologio è quello che mi ha detto che è ora, fra poco, che prenda il treno e parta. Eppure l'orologio è autonomo. Cioè, mentre un tempo una macchina era linearmente tutti gli elementi della macchina erano linearmente connessi e la relazione era soprattutto su un piano o di scambio di materiali o di scambio di energia, oggi c'è anche lo scambio di dati, di informazioni. E ognuno di questi oggetti lavora però autonomamente come automa isolato. Quindi è un aggregatore che poi sia reticolare, lo sappiamo tutti. Questo oggetto è in rete con tanti altri. E l'essere in rete permette anche qui uno scambio, la costruzione di ecosistemi a livello più alto. Il terzo aspetto è che permettono velocemente il morphing, cioè il passaggio da una configurazione all'altra,
grazie anche alla riproducibilità del materiale, la riproducibilità dell'opera d'arte. Pensate semplicemente alla facilità che ho di riprodurre oggetti, immagini o artefatti e poter lavorare su piccole parti in modo che la differenza, la distanza l'uno all'altro sia minima. Quindi credo che aggregazione, reticolarità e morphing siano tre caratteristiche significative. Come cambia in base a ciò la mediazione didattica? Noi nella mediazione didattica classica noi vediamo la mediazione come un passaggio attraverso una successione di rappresentazioni degli oggetti. Nel modello di Damiano abbiamo i mediatori attivi, io che opero direttamente con un oggetto e ne discuto, quelli iconici, faccio una fotografia e quindi faccio una prima astrattizzazione, analogici, simulo, e simbolici, uso il termine bottiglia. Tutta questa trasposizione, questa mediazione, scusate, era fondata sull'oggetto e sul concetto esterno. Oggi, sempre di più, grazie alla riproduzione del digitale, io opero con stessi artefatti. Sto facendo un'uscita, io posso documentarla, prendo immagini e video, entro a scuola, lavoro su quelle stesse immagini e sul video, incomincio a taggarle, incomincio a isolare delle immagini, ricompongo immagini e costruisco un ipertesto, un ebook o quello che volete. Io in questo caso non sono passato da una rappresentazione all'altra. Quello che è cambiato è la postura del soggetto rispetto all'artefatto. L'artefatto è rimasto lo stesso, è il video che ho fatto all'inizio. Quello che è cambiato era prima che io vedevo il mondo attraverso lo schermo mentre ne riprendevo, poi riguardavo il mondo sullo schermo, poi con percorsi sempre di distanziamento, di immersione e distanziamento, sono immerso e riprendo, mi distanzio e guardo quello che ho ripreso, mi rimmergo di nuovo sul video e lo manipolo per costruire nuovi artefatti e me ne distanzio ancora per capire una elaborazione e generalizzazione. Questo rapporto tra immersione e distanziamento con gli stessi artefatti io li ho in molti aspetti. Pensate anche, lo dicevo prima, ai portfolio in cui lavoro su quello che ho documentato e lavoro non più sull'oggetto in quanto tale, ma sulla mia prospettiva con cui li guardo. Io sto lavorando sulla mia professionalità e sto lavorando sulla costruzione di un discorso. Quindi capite che nel momento che ho una possibilità di utilizzo di digitale, sto lavorando sulla mediazione, spostando l'attenzione dall'oggetto al soggetto, con tre ottiche. Ho un'ottica ego-centrata quando sono io a guardare, allo-centrata quando mi distanzio e guardo il mondo come se fosse esterno, etero-centrata quando lo guardo con gli occhi di un altro. Pensate a quando lavorate con Google Maps. Con Google Maps, quando io in view, è come se io stessi camminando. Se guardo dall'alto è una logica sicuramente allo-centrata. Se metto un avatar che per mio conto viaggia, è eterocentrata. O se lavoro con Second Life, anche lì posso scegliere. Guardo il mondo come se stessi io. Guardo il mondo come un avatar che guarda a posto mio. O guardo un'ottica allo-centrata. Capite? Non cambia l'artefatto, cambia la prospettiva con cui lo stiamo analizzando. Tenete conto anche di quello che cambia in matematica quando utilizzo GeoGebra o Capri. Per esempio, pensate a fare una la vecchiaia mi impedisce spesso di recuperare le parole. Simmetria, scusate. Posso fare una simmetria con un foglio di carta, una penna, faccio piego e piegandole come se segnassi la mia, senza rompere possibilmente, la mia linea retta di simmetria con uno spillo buco e ottengo i due punti simmetrici. Cosa hanno di caratteristica questi due punti?
che rimangono lì e nessuno li muove. Io sono il costruttore. Quando sto fuori dal digitale, io opero e costruisco. Quando voi lavorate sulla simmetria con GeoGebra, voi avete la possibilità di costruire un asse, di costruire un punto, cliccate il tasto e vi costruisce immediatamente il punto. Non l'avete costruito. Come lavorate però? Lavorate poi spostando il punto che avete fatto e vedete quello che succede. E vedendo quello che succede, ricostruite la legge. Capite che è un processo completamente diverso. Cosa c'ha di diverso? Che qui ho un eterocentrismo, ovvero la macchina non è come il punto che ho fatto qui e rimane così all'infinito. La macchina risponde alla mia azione. Ho disegnato un punto, sposto il punto e l'altro si muove. Ma l'altro è come se fosse la macchina che risponde a me. Ho quindi un aspetto fondamentale che uso con quasi tutti gli strumenti digitali, un feedback immediato. E questo è importantissimo. È come se non dovessi aspettare la correzione dell'insegnante, ma in questi casi ho un feedback che però lo studente deve saper leggere e saper interpretare. Comunque, capite che con il morphing io cambio completamente la logica di mediazione. La logica di mediazione che passava su una semiotica dell'oggetto nel passato diventa una semiotica del soggetto. Se prima era l'artefatto che cambiava, oggi è la mia prospettiva con cui guardo lo stesso artefatto. E qui c'è dietro chiaramente il concetto di riproduzione infinita dell'opera d'arte del genere. Io la sto lavorando da tempo con Profit, che è un progetto che realizzo attualmente con una trentina di istituti, in cui proprio lavoriamo sulla progettazione esplicita. Lo faccio oggi, ve lo presento più che per presentare il progetto, come esempio di cosa intendo per progettazione esplicita e non lineare. Quali le finalità? Per gli studenti quella di aiutarli a orientarsi nel percorso che stiamo facendo e quindi per favorire l'autoregolazione. Per i docenti è un supporto verso la semplicità, per gestire la complessità della classe. È un organizzatore delle attività e dei materiali. Questa, per esempio, è la progettazione curriculare di una terza. Ho il modulo e ho la sessione di lavoro. Questi tre livelli sono tra loro connessi e posso in qualsiasi momento con un clic passare dall'uno all'altro. Qui ho chiaramente l'ho trasformato in immagini, ma se avessi il tool per mappe io posso cliccare, è un ipertesto. Qual è scusate, ma ci sono ingrandimenti non corretti. La visualizzazione che c'è è... Ecco. Questa è una progettazione di storia. Chiaramente è un esempio per cui non sono sviluppati tutti i vari. Questo è il curriculum annuale. Cliccando sul singolo modulo, ho la visualizzazione del modulo e cliccando sulla sessione ho una visualizzazione dell'attività del giorno. Qual è il vantaggio? Il primo vantaggio è per lo studente che ha chiaro il percorso che andiamo a fare, perché questo è qualcosa di digitale, lo proiettiamo, quindi lo utilizzo in classe con gli studenti. Quindi lo studente ha il filo rosso che io ho costruito per quella sessione, non ha solo i frammenti. Fornisco una chiave interpretativa, ma in ognuno di questi riquadri ho anche la possibilità di inserire tutti i materiali digitali che io penso ho raccolto e penso di utilizzare in quella lezione. Molto spesso noi quando usiamo il digitale abbiamo mille chiavette, mille materiali e ci perdiamo spesso a ricercare le questioni. Io penso che dovremmo, anche se pensiamo a una scuola digitale, costruire delle routine in modo tale che
queste operazioni che facciamo abbiano un supporto. Costruire delle routine è il modo migliore per economizzare lavoro e impegno cognitivo. Se io, quando sto insegnando, devo pensare anche a dove ho il file nella chiavetta, questo è un scarico cognitivo che posso eliminare. Già la classe me ne pone tanto di carico cognitivo, ma c'è anche un altro carico cognitivo, che è quello del percorso. Le insegnanti che stanno facendo percorsi con questo progetto mi dicono: mi aiuta molto perché io riesco a dedicare più carico cognitivo alla classe perché ho un supporto da parte di una struttura. Chiaramente questa è la prima, il primo modulo, perché poi quando, man mano che la lezione avanza, i materiali che inserisco nei vari nodi sono anche quelli prodotti dagli studenti, quindi diventa un materiale di progettazione e documentazione. Questo è un elemento fondamentale nella scuola digitale, cioè non c'è più la progettazione, l'azione, la documentazione, ma c'è una ricorsività forte tra questi tre momenti. Ormai la documentazione non è più quello che faccio a fine, ma è il progetto stesso che è il primo elemento della mia documentazione e deve essere anche un raccoglitore, un aggregatore. Se è un aggregatore questo, io devo trovare anche nella scuola digitale degli aggregatori che mi permettano di raccogliere quello che sto facendo e organizzare. E faccio un altro esempio. Questo è un non guardateli, questi sono molto più schematici e molto più, come dire, poveri. Quelli che vedete fatti agli insegnanti hanno le immagini che sono fondamentali, hanno dei simboli. Perché dei simboli? Perché noi dobbiamo anche costruire delle routine nella classe. Se c'è un nodo che è la lettura, ha il simbolo della lettura, in modo che capisca subito. Guarda, è quello che noi abbiamo fatto sempre. Nella scuola di un tempo, noi eravamo il quaderno di italiano, di matematica o altro. E quando incominciavamo una lezione, prendete il. Cioè, prendere il significava entrare in una logica. E c'erano i quaderni con i quadretti grandi, con i quadretti piccoli, con le linee. Quando passavo da una classe all'altra aumentava o si distanziava la distanza. Non guardatele come aspetti burocratici. Era un supporto allo studente, aiutava l'orientamento dello studente. Cioè lo studente aveva subito, capiva in che logica e come entrare. Quindi dobbiamo anche noi, per esempio, pensare nel lavoro che stiamo facendo a degli indicatori che permettono immediatamente allo studente di capire come si svolgerà. Per lo studente avere una proposta di questo genere significa anche graduare il suo grado di attenzione. So che adesso c'è una cosa difficile, ma dura quel tot e dopo c'è quell'altra attività che mi piace di più. E chiaramente la capacità dell'insegnante è anche fare questo. Ma volevo soprattutto farvi vedere questa mappa, perché se questo è il percorso di una lezione, io questa la posso anche connettere con gli obiettivi che ho copiato dalle indicazioni e con i macro aggregatori che ho nelle indicazioni. Cioè, io, vi ricordate prima quando dicevo che non credo nella tabella fatta in quel modo per passare dal macro al micro? Però noi dobbiamo trovare una ricorsività, dobbiamo trovare una coerenza. Solo che la coerenza è ricorsiva. Cioè, io quando vado a costruire quel piano, poi devo ripensare. Ma non perché io, perché c'è quell'obiettivo, avevo costruito quell'attività. In realtà, notate, se questa attività, produzione in gruppo di un testo, può far parte a aspetti che riguardano la lettura, la scrittura e l'oralità. So discutere, so correlarmi, so leggere le indicazioni per costruire nuovi testi, so scrivere con tutti gli aspetti, adesso sono molto superficiale, però per farvi capire. Quello stesso nodo ha a che fare con tutte queste. E quindi il riferimento alle indicazioni mi serve come percorso ricorsivo per capire che io sto comprendo tutto questo e tutte le indicazioni, sto in pratica riorganizzando in un modo complesso e ricorsivo e non gerarchico questi processi. Io penso che appunto questa parte sotto è una parte che possiamo in certi casi rendere visibili e esplicitare. E qui dobbiamo metterlo, quando metteremo nel nostro momento finale della lezione, che riflettiamo sulla lezione e capire cosa abbiamo costruito, ci sono proprio quegli obiettivi che sono quelli delle indicazioni.
questo è la sessione, ho anche qui il mio percorso annuale. Nel percorso annuale io metto una rubrica di riferimento con cui si può misurare lo studente. Ma torniamo alle nostre slide. Credo che dovrebbe andare avanti. Queste erano le slide appunto di questa scuola. Io chiudo dicendo una cosa che mi sembra centrale. A monte di tutto quello che abbiamo detto sulla progettazione c'è però il docente professionista. Cioè c'è un docente diverso da quello di un tempo. È il docente che deve costruire la progettazione facendo riferimento a tutti i frammenti di cui dispone. Ebbene, i frammenti quali sono? Le indicazioni, il contesto sociale, la sua filosofia educativa, il suo modo di intendere e interpretare la didattica, il background culturale e disciplinare da cui parte. In base a tutti questi elementi, lui va a costruire sia la macro che la micro progettazione. Deve essere anche un docente capace di muoversi nella comunità scolastica. Ero alla presentazione del piano dell'offerta del piano per la formazione docente e c'era un oratore Strenio Sclerenzi che proprio ha messo in evidenza come il limite della scuola italiana è la non abitudine a lavorare in comunità e la professionalità oggi parte da questo elemento e quindi oggi la nostra professionalità lui la metteva proprio, aveva posto su un triangolo la competenza disciplinare e didattica, la rete e la capacità di autoformazione. E diceva che la scuola italiana è spostata molto, a un livello molto alto, sulla capacità didattica e pedagogica e disciplinare, a seconda dei livelli, ma sull'aspetto della cura della propria traiettoria professionale, del concetto di comunità, ha ancora diversi passi da fare. Oggi anche il modello che noi abbiamo sulla formazione di insegnanti punta su questi tre assi, è la competenza in classe, la competenza nell'istituzione, fare rete diventa fondamentale, fare rete significa sia tra scuole ma anche all'interno della classe e il terzo polo è quello della formazione, dell'autoformazione. Oggi la formazione non è più andare a sentire qualcosa ma è prima di tutto progettare una propria traiettoria professionale, costruire una propria traiettoria, una propria identità personale e professionale. Possiamo anche cambiare scuola, possiamo anche cambiare lavoro. Il problema è che questo sia frutto di un nostro progetto. Ecco, questi tre punti secondo me sono fondamentali e tutto quello che sto dicendo sulla capacità di progetto che oggi diventa fondamentale per affrontare il frammento, per costruire delle linee rosse e quindi di rendere appieno la cultura del digitale non come un peggioramento delle competenze ma un rafforzamento passa proprio su questa nostra capacità di essere dei professionisti. Grazie.